Siamo lodati Gesù e Maria. Due brevi riflessioni su queste pagine che abbiamo appena ascoltato, cominciando dalla prima lettura, lettera agli Ebrei, che sottopone agli ascoltatori questa duplice esperienza che il Signore ha fatto fare al suo popolo nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento, con riferimento chiaramente alla teofania in occasione dei 10 comandamenti, Dio si manifestò come terrificante. Se uno legge il racconto dell'Esodo, tuoni, lampi, fulmini, terremoti, suoni di tromba assordanti, la gente che stava alle valle del Monte Sinai dice: che sta succedendo? Tanto è vero che poi dicono a Mosè: guarda, parlaci tu con il nostro Signore, noi lo vogliamo dire perché ecco, è così. E dice: lo spettacolo era così terrificante che Mosè stesso disse: ho paura, entrare. Ma voi vi siete accostati alla città di Dio vivente, alla miriade di angeli, alla adoranza festosa dei primogeni scritti in cielo. Dice: ma allora com'è qua? Ma Dio mette paura o no? C'è l'Antico Testamento e c'è il Nuovo Testamento. Quando l'uomo si trova in una situazione rozza e di profonda distanza da lui e entra in contatto con Dio, che succede? C'ha paura. Ma questo capita anche tra gli esseri umani, no? Chi è che vive nella paura? Per esempio, delinquenti che hanno paura di dare un'intervista alla polizia, li acchiappa e li porta in galera. Chi ha qualcosa da nascondere vive in questo modo. Ma un sant'uomo, un bravo cittadino che vive nella paura, se viene la polizia a casa mia, io dico buongiorno, entra a prendere il caffè, non c'è niente da nascondere, no? Adesso non. Con Dio succede qualcosa di analogo. Allora, quando uno è molto lontano da lui, un ribelle, ecco, se c'entra in contatto, avverte il peso della santità di Dio e la sua lontananza, quindi c'è questo sentimento. Poi sappiamo che Gesù, Dio ci ha teso una mano con la sua misericordia, ci tira fuori, e una volta che tu diventi suo amico, è chiaro che di Dio non si può avere paura, diventi appunto suo amico, gusti la gioia della comunione con Lui, della vita di grazia, è differente, no? Quindi questo che ci insegna? Se io ho ancora un po' troppo paura di Dio, o sono ancora lontano abbastanza dalla sua volontà, oppure, attenzione, ho un'idea un pochino distorta di Lui, perché la rivelazione di Dio è stata progressiva. Certamente nell'Antico Testamento Dio si è rivelato come molto severo, ma era una pedagogia, dice San Paolo, che poi cede il passo alla pienezza della rivelazione che abbiamo avuto in Dio, che è quella che ci ha mostrato Gesù. Quindi non è che rinnega l'Antico Testamento, non è che Dio non è per esempio più giusto, Dio è giusto e misericordioso, Dio condanna il peccato ma tende una mano al peccatore. Ecco, il Vangelo che abbiamo ascoltato è molto importante perché è l'invio dei 12 agli uomini. Che come li manda Gesù? Li manda senza niente, in una condizione, sapete che San Francesco proprio sulla base di questi passi del Vangelo scelse di chiamare i suoi frati come minori. In che senso i frati minori? Nel senso che andavano verso le persone da un gradino inferiore. Voi sapete, no? Quando incontriamo una persona superba, diciamo: ma guarda questo, ti guarda dall'alto in basso. Ecco, invece un minore ti guarda dal basso in alto, cioè lo stile di chi porta la parola di Gesù è uno stile improntato alla minorità, non va a fare un'invasione, d'accordo? A fare un caterpillar che rade tutto quanto al suolo, ma si avvicina portando il messaggio più grande, ma in forme e modi miti ed umili. Questo dipende fondamentalmente da due cose: dall'atteggiamento di grande rispetto che Dio stesso ha nei confronti della persona e dall'invito ad adoperare in maniera responsabile la libertà. Vi accolgono? Rimanete con loro. Non vi accolgono? Andate via. Però bisogna scuotere la polvere dei sandali, che significa: attenzione, Dio ha offerto la salvezza, voi la state rifiutando e nessuno ve la può. Però attenzione, che questo è un atto che non resterà senza conseguenze,
Ricordate Gesù quando pianse su Gerusalemme, no? Dice: Gerusalemme non resterà tutta pietra su pietra perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Quindi se Dio le manda un suo ministro che deve agire in questo modo, quindi non arriva, come dire, imperiosamente ad obbligarti tante cose, te le propone con umiltà e confidenza. Sembra proprio di vedere, io studiavo anni fa, ho scritto un libretto di apparizioni mariane, guardate lo stile della Madonna. La Madonna è il numero due, eh? Cioè non è che si discute, c'è Dio e poi c'è la Madonna e poi c'è tutto il resto del mondo. La Madonna quando parla è sempre umilissima, è sempre mitissima, dolcissima, non dà ordini, è sempre vi invito, vi esorto, capite? Cioè, perché fa così? Perché la Madonna conosce il Vangelo, ma anche Gesù ha fatto così, no? Gesù cosa ha fatto sul pianeta Terra? Si è posto e proposto in questo modo. Ed è un esempio certamente anche per tutti noi, no? Come quando noi portiamo il Vangelo nel mondo, per carità, ma lo portiamo con questo stile. Non possiamo obbligare nessuno, non possiamo costringere nessuno, non dobbiamo, perché Dio non vuole. Certamente Dio vuole che noi ci sentiamo inviati, dove il Signore ci manda, a portare, sempre San Francesco diceva, prima con la vita e poi con la parola, l'annuncio che Gesù è l'unico Salvatore. Fatto questo, la responsabilità passa ai destinatari del nostro annuncio, per i quali preghiamo, che possano condividere la nostra gioia, ma chiaramente non possiamo né violentarli, né costringerli, né obbligarli. Ecco, ricordo ancora, questa è una bella frase che ve la ripeterò un po', l'abbiamo meditata il giorno di San Francesco di Sales. Se qualcuno non vuole sentire parlare di Dio, non gli fare la testa così, non gli dire niente, ma vivi in modo che gli venga voglia di sentire parlare di lui, cioè fallo innamorare attraverso la tua vita ispirata realmente al Vangelo. Questa pratica la possiamo fare sempre, quell'altra a tempo, modo e forme opportune. Siamo dati Gesù e Maria. Sì, siamo dati.